a tutti. Volevo cominciare questa sessione di video del Frozen Box Network facendo quello che è stato il tutorial più richiesto da voi, ossia come hackerare una rete Wi-Fi. Ora, questo è il mio netbook su cui farò partire Backtrack 5. Ci sono un po' di sistemi operativi, facciamo partire Backtrack. Allora, in cosa consiste questa tecnica? Il lavoro che noi andremo a fare sarà quello di intercettare tramite Aircrack, che è appunto questa applicazione da riga di comando preinstallata in Backtrack, ma facilmente installabile su qualsiasi altra distribuzione. Praticamente cosa faremo? Che è successo qua? Si era scaricata la batteria e si era salvata la vecchia sessione. Allora, andremo a intercettare un particolare pacchetto che si chiama Handshake, dove praticamente il computer e l'access point si comunicano le chiavi con cui puoi crittografare i messaggi cifrati. Allora, questo è il lavoro che andremo a fare. Apriamo un terminale, secondo che ingrandisco abbastanza leggibile. Quello che andremo a fare sarà intanto abilitare l'interfaccia wireless affinché possa essere utilizzata dall'applicazione. Innanzitutto vediamo qual è l'interfaccia wireless. Possiamo farlo o con l'applicazione stessa oppure con l'applicazione integrata del sistema. Ora ve le faccio vedere tutte e due. Per esempio, ivconfig mostrerà tutte le interfacce disponibili per questa operazione. In questo caso abbiamo una VLAN 0 che potremo utilizzare in quanto ha il modulo Wi-Fi attivo. Altrimenti con airmon ng, che ci dirà appunto VLAN 0 come interfaccia utilizzabile. Cosa facciamo? Dobbiamo accendere l'interfaccia VLAN 0 affinché possa essere usata da Aircrack. Digitiamo airmon trattino ng, che è il nome dell'applicazione, seguito da start spazio nome dell'interfaccia VLAN 0. Quindi avremo airmon trattino ng spazio start spazio VLAN 0, ossia il nome della nostra interfaccia. Monitor mode enabled on mon 0. Adesso l'interfaccia fantasma, come la posso definire, su cui andremo a lavorare sarà la mon 0. Adesso dobbiamo passare al secondo passaggio, ossia quale? Andiamo a intercettare il pacchetto. Aspetta, disattiviamo il wifi che forse è connesso. Infatti, disconnettiti. Airmon sarà Airmon, come no. Aerodump sarà l'applicazione che useremo per intercettare il pacchetto. Quindi digitiamo aerodump ng spazio trattino v e di seguito facciamo seguire il nome del file su cui vorremmo farlo, su cui vorremmo salvare l'interfaccia. Mettiamo, cosa possiamo mettere? Aircrack. Facciamo una cosa più interessante invece. Io avevo creato una cartella su cui avevo messo già delle prove, ho fatto dei tentativi. Facciamo tutto il nostro lavoro qua, quindi airdump ng trattino v prova. Mettiamo spazio e l'ultimo parametro che passeremo all'applicazione sarà il nome dell'interfaccia che usiamo, quindi mon0. Ed ecco che andiamo a intercettare. Adesso io non ho un altro dispositivo con cui potermi connettere alla mia rete, quindi mi connetterò col computer stesso. Connettendomi
qua è comparso WPA Handshake seguito dall'indirizzo MAC del dispositivo, del mio dispositivo. Qua abbiamo trovato subito il pacchetto Handshake da andare a decriptare, però normalmente io ho impiegato anche ore a fare questa operazione. Quindi non sorprendetevi se non ci riuscirete a prima botta o addirittura non ci riuscirete mai. Passato il primo grande muro dell'intercettare l'handshake della nostra rete, chiudiamo qua, il prossimo passo sarà un altro tra i passi più difficili dove solamente quasi la fortuna potrà assistervi, ossia andare a decriptare, craccare il pacchetto intercettato. Per questo vi servirà intanto il pacchetto intercettato e poi un buon dizionario da poter utilizzare. Io ne ho uno dove già mi sono già, dove già ho inserito la mia password, un po' più in là verso quando cominciano le lettere con la B o la C, ora non mi ricordo, così da fare un po' di suspense mentre vengono provate tutte le password. Ora andiamo a craccare. Allora, il nostro file con il pacchetto catturato si chiama, è stato salvato qua, prova-01.cap. Digitiamo aircrack-ng facciamo spazio trattino w e facciamo seguire l'url del dizionario, che in questo caso si trova nella stessa cartella e si chiama dizionario txt, quindi io vado a scrivere txt, seguito da prova-01.cap. Premiamo invio ed ecco che sta provando a craccare. Siamo ad AC, ora AD. Le ho messe alla B le password, quindi appena arriveremo prima delle B darà la nostra password e la darà come verificata. Però ci sarà una grandissima possibilità che per esempio non cracchi la rete in quanto la password non è presente nel vostro dizionario. Ora, sul nostro blog hackernetwork.tk, che adesso è stato spostato a blog.frozenbox.org, abbiamo pubblicato un articolo su come rifare tutti questi procedimenti, spiegando passo passo anche il perché e il per come dei comandi digitati. Al più presto mi impegnerò a pubblicare anche questo mio dizionario, che è relativamente piccolo per craccare le reti wifi, ma è abbastanza completo di tutte le parole del vocabolario italiano, declinate e coniugate in ogni modo. Più qualcosa aggiunto a parte. Siamo da U a V a Z, trovato. Password 1v5, GLFM, RTVDQ9, si vede magari meglio. Va bene. Per oggi è tutto, prossimamente faremo degli altri tutorial. Come al solito fateci sapere che cosa vi interessa, cosa possiamo spiegarvi nel prossimo tutorial, in quanto, beh, per adesso sono un po' privo di fantasia.